un volto noto ai tifosi del calcio abruzzese perché hai militato nel Teramo. Intanto raccontaci un po' la partita, una partita che voi sicuramente avete dominato sotto il profilo del gioco, però poi ci sono gli episodi che decidono le gare. Sì, hai detto giusto te, è stata una partita che abbiamo poco da rimproverarci, abbiamo fatto tutto il possibile, purtroppo su quella palla abbiamo sbagliato qualcosina e ci hanno punito subito, quindi l'unica penso occasione che hanno avuto ci hanno punito. C'è stato nel finale Gaia che addirittura poteva anche regalare al Chieti la vittoria. Qui purtroppo il calcio è anche questo e abbiamo rischiato davvero con un tiro in porta di prendere due gol forse, però penso che dobbiamo essere arrabbiati per non aver portato a casa i tre punti, ma abbiamo poco da recriminare, poco da rimproverarci e quindi continuare, la strada è questa, e continuare, tenere botta e provarci fino alla fine. È difficile per tutti, stiamo vedendo, quindi dobbiamo crederci e continuare. Il tuo pallone che hai messo in maniera morbidissima lì in mezzo, sfruttato alla grande da pezzo. Sì, dai, però è con tutto quello che abbiamo creato, che abbiamo fatto, fare gol solo su quel, diciamo, su una palla crossata, un difensore fa gol di testa è abbastanza particolare, abbastanza assurdo, però ripeto, il calcio è così e dobbiamo portare a casa quello che la partita ha detto, cioè che il risultato ha detto, e però portare a casa quello, soprattutto quello che abbiamo messo in campo oggi, che secondo me è l'unica strada che può portarci poi alla fine a quello che dobbiamo fare, ecco. Dopo la Pasqua, alla ripresa il 7 all'Aquila e poi in casa col Campobasso, e lì vi giocherete tutto. Certo, quindi la fortuna forse è questa, nel senso che ci giochiamo tutto adesso e quindi niente, quindi giochiamocela e proviamoci fino alla fine. Senti, visto che ti conoscono davvero i tifosi abruzzesi, vuoi augurare una serena Pasqua a tutti? Ma anche a voi chiaramente, ai vostri familiari. Certo, buona Pasqua a tutti e ricarichiamo tutte le pile per poi fare questo rush finale che ci giochiamo tutto. Quindi un'ultimissima cosa, la stessa domanda che ho fatto a mister Lauro, lui è tornato proprio in questa partita sulla panchina rosso-blu, gli ho chiesto che squadra ha trovato, mi ha detto lo stesso gruppo, voi che Lauro, che mister avete trovato? È lo stesso Lauro, no, penso che l'abbiamo dimostrato oggi in campo, che siamo più uniti che mai, più vogliosi che mai di riuscire a fare questa impresa, quindi ripeto, quello che abbiamo fatto oggi deve essere diciamo la nostra guida per le prossime partite.